Siamo Claudio Neri, come un po' anticipato Andrea, mi occupo sia di vendite ma soprattutto di soluzioni PLM all'interno di Tech Value. Velocemente, di cosa parleremo oggi? Mi piacerebbe condividere un po' di considerazioni su quello che è il mondo cloud legato alla piattaforma Teamcenter, perché è diciamo così, un tema che nell'ultimo periodo sta avendo una certa evoluzione. Per cui parleremo un po' di cloud, parleremo sicuramente un po' di Teamcenter, come risponde un po' alle esigenze del mercato, come sta evolvendo, quindi dalla piattaforma Rich Client, dall'interfaccia Rich Client al nuovo ActivoSpace. Parleremo anche di Teamcenter X, quindi questa nuova proposta in ambiente cloud da parte di Siemens. E quindi anche come fruiremo di questa, come è possibile fruire di questa tecnologia nelle sue diverse modalità. Quindi, cos'è il cloud? Ma sicuramente non sta a me a raccontarvi oggi cos'è il cloud, perché lo conoscete benissimo tutti quanti. L'obiettivo, diciamo così, un po' di questa introduzione qual è? È che se in passato si parlava di cloud in maniera più, diciamo così, consolidata per applicazioni di tipo gestionale o di altra natura, sempre di più nell'ultimo periodo iniziamo a parlare di soluzioni cloud anche di tipo ingegneristico, quindi dove la parte grafica riveste un ruolo, diciamo così, importante e dove vengono richieste determinate prestazioni, aspetti anche di garanzia, diciamo, dei dati, di fruibilità e di distribuzione delle informazioni. Quindi un cloud che evolve, diciamo così, da questo punto di vista e si avvicina sempre di più al mondo manifatturiero e per quello che ci riguarda al reparto dell'ufficio tecnico e quindi dell'officina. Cosa dicono alcuni analisti di mercato? Ma dicono che parlando con le aziende, bene o male, l'88% ha una strategia cloud, quindi in mente ha sicuramente, diciamo così, l'idea di avvicinarsi a questo mondo, ma parallelamente anche molte non hanno un'infrastruttura IT pronta, diciamo così, per andare in cloud. Io penso che l'elemento fondamentale è proprio quello scritto sotto, cioè in molte realtà, a prescindere quelle, diciamo così, più grandi, più organizzate, più strutturate, nella media azienda o anche nella piccola azienda manca un po' di cultura e di competenza. Perché? Perché andare in cloud non è certo, come la vende qualcuno, un banale accesso al browser via web e tutto funziona. In realtà è un qualcosa di un po' più articolato, ci sono tante cose da prendere in considerazione, da verificare, da testare, quindi non è proprio così, diciamo così, una passeggiata di salute, mi collego e via. Se poi parliamo di architettura anche tecnica, dove parliamo di base dati importanti, file di una certa dimensione, la cosa si complica leggermente di più. Nulla di insormontabile, ma di sicuro serve un minimo di competenza per sapere anche cosa andare a verificare, a controllare, perché ogni infrastruttura aziendale ha tutta una serie di, diciamo così, di caratteristiche che non sono, diciamo così, proprio una identica all'altra, per cui un minimo di competenza serve. Ovviamente in questo ambito noi come, diciamo così, System Integrator, partner Siemens, partner tecnologico, forniamo, diciamo così, il nostro supporto con la nostra struttura e aiutiamo un po' le aziende ad avvicinarsi, diciamo così, a queste tematiche. Perché si parla sempre più di cloud, ma quello che vediamo noi è che le aziende hanno sempre più sedi distribuite in giro per il mondo, piuttosto che distribuite all'interno del territorio nazionale, collaborano sempre più in maniera stretta con altre realtà, quindi c'è la necessità di fruire in maniera molto agile di queste tecnologie e soprattutto di avere, diciamo, un certo livello di sicurezza. Visto che sempre di più attacchi hacker piuttosto che, diciamo così, tentativi di accesso fraudolento nelle aziende si stanno moltiplicando. Quindi l'aspetto della sicurezza, della flessibilità, ma anche diciamo così, la disponibilità di nuove tecnologie portano le aziende a valutare le soluzioni in cloud anche per fare dei test, per fare delle verifiche, quindi non necessariamente per uno spostamento radicale della propria infrastruttura. Quindi, oggi cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo un mercato che è sempre più competitivo,
tempi sempre più ristretti per fare le cose, la complessità che aumenta sempre in maniera esponenziale e Siemens mette a disposizione, diciamo, delle aziende anche un portafoglio prodotti sempre più ampio, con moduli molto più verticali e quindi la possibilità di avere, di fruire questa tecnologia in maniera, diciamo così, più smart. Ma poterla testare, poterla verificare con grande flessibilità, senza dotarsi di tutto un certo livello di infrastruttura, è sicuramente una strada che aiuta diciamo così, le aziende ad avvicinarsi o ad usufruire di questa tecnologia per testarla ed eventualmente poi farla propria all'interno della propria organizzazione. Quali sono un po' i problemi delle aziende? Ma penso che questi sono temi un po' conosciuti, ma anche un po' consolidati. Oggi, diciamo così, l'azienda manifatturiera italiana, grande o piccola, comunque sempre è cresciuta e ha sempre dato, secondo me, anche uno dei punti di forza diciamo, della nostra industria, è che è proprio sempre stata flessibile, si è sempre resa molto dinamica nel dare le risposte al cliente e questo a volte un po' a scapito della propria organizzazione interna. Quindi il problema, diciamo così, della condivisione dei dati, della collaborazione è sempre stato un po' il nostro tallone d'Achille rispetto ad altre nazioni dove altre aziende magari, diciamo così, l'hanno enfatizzato in maniera maggiore. Quindi oggi avere anche, oltre a degli strumenti, anche un'architettura che mi permette di condividere in maniera più estesa le informazioni in tempo reale all'interno dell'azienda e fuori dall'azienda ci aiuta sicuramente a essere più competitivi. In più, tutti gli aspetti legati all'Industria 4.0 che vanno nella direzione proprio dell'industrializzazione, della digitalizzazione, vanno proprio in questa direzione. Veniamo un po' a Teamcenter. Sicuramente Teamcenter è un PLM strutturato che è in grado di dare una grande risposta alle aziende perché va a toccare tutti i reparti aziendali e produttivi, partendo dall'ufficio tecnico, entrando anche nella parte elettronica, IoT e quant'altro. Per cui è sicuramente, non è la soluzione a tutti i problemi, però sicuramente è un grande aiuto con la struttura adeguata di supporto per, dare una risposta a moltissimi di questi problemi, essendo un po' il filo conduttore che attraverso tutta l'azienda mette insieme e condivide una grande mole di dati che sono legate poi allo sviluppo del prodotto. La soluzione Teamcenter è una piattaforma sempre più estesa, grazie all'acquisizione di molte società da parte di Siemens, quindi nel campo elettronico, non so se sapete, c'è stata l'acquisizione di Mentor Graphics, per cui c'è a disposizione oggi una soluzione EDA molto, molto estesa. Quindi parliamo della parte officina, qualità, schedulatori di processo, eccetera. La soluzione, proprio la piattaforma Teamcenter, oggi abbraccia ad ampio raggio qualsiasi problematica aziendale, partendo come sempre dall'ufficio tecnico. Quindi partiamo sempre da problematiche legate allo sviluppo progetto, sviluppo prodotto e distribuiamo tutto quello che è, diciamo così, il processo all'interno dell'azienda, raccolto all'interno di Teamcenter. Probabilmente, non so se tra i presenti c'è qualcuno che è già dotato di questa tecnologia. Per chi non lo conosce, diciamo i due prodotti, qua abbiamo cercato di fare un po' di semplificarla, il concetto, i due prodotti su cui si basano principalmente Teamcenter sono l'Autor, che diciamo che è la licenza per il progettista meccanico e la licenza consumer, un po' per il consultatore esterno. Su questi moduli si appoggiano tutti gli altri, quindi qua abbiamo citato quelli, diciamo così, più comuni come diciamo così, come utilizzo, quindi classificatori, gestione delle modifiche, CRCO, la parte di schedulazione, quindi moduli di reporting ed analytics. Quindi una risposta molto ampia che fa capire anche come il concetto di avere questa tecnologia in modalità cloud con delle licenze anche a tempo,
in alcuni casi, permetta di dare una risposta ampia a quelle aziende strutturate che hanno più sedi e che hanno bisogno, diciamo, di questi moduli in maniera distribuita e quindi non centralizzata. Anche perché, come sta capitando in diverse situazioni, aziende che hanno sedi distribuite per il mondo, che chiudono uno stabilimento e lo aprono magari in un'altra parte del mondo, hanno la necessità di spostare queste licenze, parliamo di Team Center, ma anche CAD, da una nazione all'altra e quindi con una certa flessibilità, cose che oggi si possono fare con una certa, diciamo così, procedura burocratica e anche con dei costi, e che invece una soluzione basata in cloud permetterebbe non solo di snellire, ma di abbattere completamente anche questi costi di trasferimento. Velocemente, Team Center, per chi non conosce, sta passando, diciamo così, a un'interfaccia nuova. Il Rich Client è, diciamo così, l'interfaccia più conosciuta, distribuita un po' in tutto il mondo, che piace molto ai reparti tecnici. Devo dire che anche a tutt'oggi, presentando la nuova, molti ci chiedono di mantenere la vecchia in ufficio tecnico perché è un po' più strutturata, un po' più ingegneristica, però è un'interfaccia che, diciamo così, non dico che ha fatto il suo tempo, però è un po' matura e necessitava, diciamo, un'evoluzione anche per quanto riguarda l'infrastruttura software, diciamo così, sulla quale si appoggia. Oggi si parla di ActivoSpace, questa è la nuova interfaccia di Team Center, come vedete, un po' più user friendly, un po' più moderna, con una grafica diversa che aiuta molto di più non solo chi è in ufficio tecnico, ma anche chi è fuori dall'ufficio tecnico. Una programmazione completamente Java ed è un po' diciamo così, la nuova piattaforma dove alcuni clienti precedenti si stanno già spostando e sulla quale invece i nuovi progetti vengono completamente sviluppati. Quindi una certa evoluzione anche qua, vedete, è basata completamente su web. Come possiamo fruire di questa tecnologia che ci mette a disposizione Siemens? Allora, io penso che Siemens abbia un plus in questo frangente perché, a differenza di altri player, mantiene diverse modalità di fornitura della tecnologia. Quindi oggi è disponibile, per chi vuole, sempre la possibilità di acquistare il software pagando la manutenzione, è possibile noleggiarla per periodi brevi, quindi noleggi mensili, è possibile affittarla per periodi annuali, quindi il periodo minimo diventano 12 mesi, e d'ora in poi sarà possibile usufruire di questa tecnologia anche in modalità cloud. Qua vedete delle sigle che adesso andiamo un po' a scoprire e ci dicono come Siemens intende proporre o mettere a disposizione dei propri clienti questa tecnologia. Il cloud non ci torno sopra perché ne abbiamo già parlato, la subscription è diciamo così, l'abbonamento a tempo, come abbiamo visto prima, la possibilità è licenze per periodi brevi, quindi mesi piuttosto che anni, mentre le due novità, diciamo, sono l'SAS, che è un software as a service, dove praticamente tutta la tecnologia, quindi il software, ma anche la base dati, risiedono presso il fornitore di servizi, nel caso specifico Siemens, che si appoggia su Amazon Web Services. Nel caso invece dell'XAS, una parte di questa tecnologia, nel caso specifico potrebbe essere Solidedge o NX, risiede in casa del cliente, quindi per tutta una serie di motivi che ogni cliente può valutare, invece che mettere tutto in cloud, può decidere di tenersi la parte magari più onerosa, quella grafica, risiedente proprio all'interno della sua azienda. Quindi qua abbiamo voluto darvi così un prospetto di quello che è una valutazione, sarebbe ovviamente da fare in maniera più estesa, più dettagliata, però inizialmente penso che possa dare un po' un ordine di grandezza. Se noi prendiamo un modulo, che nel caso specifico è l'Autor, oggi lo compro, software più manutenzione ha un suo determinato costo, e se invece lo noleggio a livello mensile con quote mensili, quindi possibilità di avere periodi brevi,
Il suo costo è circa l'80%. Come vedete, il break-even è intorno ai 15 mesi, quindi per periodi lunghi non è consigliabile. Però la stessa tecnologia la posso avere in modalità affitto annuale. Ovviamente qua il break-even si allunga perché il contratto minimo è di 12 mesi e il costo, vedete, che è decisamente più basso. La medesima tecnologia in modalità cloud, che sia SaaS oppure XaaS, si attesta intorno al 36%. Qua è ovvio che andrebbe valutato il fatto che in modalità cloud non ho più l'infrastruttura in casa, insomma ci sarebbero da fare valutazioni di tipo diverso sulla quale non vogliamo in questo contesto entrare, però è per darvi un minimo di sensibilità iniziale su quello che è la flessibilità di queste soluzioni e i costi ai quali, diciamo così, si va incontro, ecco. Devo dire che sempre di più abbiamo chi ci chiede di valutare queste tecnologie e rispetto ad altri competitor non forziamo nessuna di queste soluzioni, ma le mettiamo tutte a disposizione del cliente di modo che possa fare le proprie, diciamo così, considerazioni. Quindi perché si sta sempre di più valutando il cloud? Un po' per i concetti che abbiamo espresso, quindi la facilità un po' di gestione, decisioni più veloci. A prescindere da tutto, penso che c'è un aspetto di flessibilità e convenienza che stanno spingendo, diciamo così, molte aziende in questa direzione. È ovvio che serve anche un minimo di mentalità, non tutte le aziende sono pronte per questo passaggio, c'è una questione di sicurezza dei dati, ci sono tanti aspetti che ognuno approccia e vive, diciamo così, in maniera diversa. Questi sono un po' i concetti, torniamo sempre un po' lì, anche l'aspetto sicurezza per alcune aziende è fondamentale. Oggi torniamo un po' ai temi di prima dove c'è chi ha subito degli attacchi. Noi stessi abbiamo subito, diciamo così, attacchi dall'esterno, quindi c'è un problema di proteggersi. Oggi c'è chi dice che le future guerre saranno tutte digitali, non più con le bombe e temi di questo tipo. Purtroppo quelle ci saranno ancora, ma oggi il patrimonio di un'azienda è indubbio che da un punto di vista informatico è notevolissimo, per cui subire determinati attacchi vuol dire poter perdere molto del proprio patrimonio aziendale. Quindi l'accessibilità in cloud, come dicevamo prima. Flessibilità, tecnologia che crescono sempre di più, quindi non solo dati, non solo, diciamo così, aspetti gestionali, sempre di più anche parti grafiche, possibilità di distribuire la tecnologia in maniera molto estesa e aziende che hanno già fatto questo passo, per cui, diciamo così, oggi la tecnologia, anche hardware, ci è venuta molto incontro e aiuta moltissimo, diciamo così, ad affrontare un po' questo tema. Qua abbiamo voluto citare qualche referenza, quindi aziende che hanno già approcciato questa, diciamo così, questa filosofia nel rispetto delle modalità che abbiamo espresso prima, quindi c'è chi è passato solo con la parte PLM e non ha passato la parte grafica. In realtà invece che per motivi diversi hanno approcciato, nel caso specifico, con il CAD Solid Edge e con la parte Team Center, quindi tecnologia di, diciamo così, di questo tipo, e chi invece ha già adottato questo approccio anche con la tecnologia NX, quindi situazioni di vario tipo, con complessità, diciamo, diverse e approcci, diciamo, anche leggermente diversi l'uno dall'altro. Come funziona però questa tecnologia? Ecco, qua abbiamo provato a descriverla dove si può notare che la parte XS è la situazione in cui mi tengo la parte grafica in azienda, quindi nel mio desktop ho installato il mio Solid Edge NX piuttosto che qualsiasi altro prodotto, visto che Team Center si integra con qualsiasi prodotto CAD oggi disponibile sul mercato e accedo dalla parte destra con la parte web, con Team Center all'architettura, diciamo, cloud. Quindi tramite una serie di moduli che poi vanno a fare la connessione, le sincronizzazioni e tutto quello che è necessario,
La parte cloud basata su Amazon Web Services mi fa la gestione di tutto quello che è il dato, l'archivio, la gestione delle revisioni, i backup, e chi più ne ha più ne metta. Tutto quello che è la gestione che conoscete benissimo all'interno di un'azienda che ha dispositivi CAD e PLM. È ovvio che qua si entra in un contesto anche di sicurezza e quindi escono, diciamo così, nascono una serie di, diciamo così, di riflessioni che vanno sicuramente approfondite. Allora, è ovvio che Amazon fornisce l'infrastruttura, Amazon ha un accordo con Siemens e quindi l'aspetto della responsabilità della sicurezza è a loro carico. Ma anche l'impegno da parte loro è di mantenere, diciamo così, le prestazioni, l'infrastruttura in maniera adeguata e ovviamente c'è tutto un aspetto anche contrattuale che prevede quello che è la gestione, diciamo così, dell'infrastruttura cloud, quindi spazio disco, numero di backup, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevamo prima, non è un semplice accesso via web, ma c'è, diciamo, tutto un ambiente da configurare, da preparare. Questa soluzione che vedete basata su XAS, nel caso di SaaS diventa unico, nel senso che non c'è più la parte desktop, ma questa parte viene messa in cloud, quella azzurra viene messa in cloud anche lei, e quindi ho tutta l'architettura basata sull'azione, diciamo così, sulla parte web di Amazon. Come vengono gestite le licenze? Qua è una riflessione, secondo me, che va fatta. Ad oggi è possibile avere, con la vendita del software relativa alla manutenzione, è possibile avere licenze internazionali, si chiamano licenze WAN, Worldwide Area Network, che permettono ad un'azienda di distribuire il proprio software. Diciamo così, in altri continenti, in aziende a lei collegata. Nel caso specifico, non è che uno oggi può mettere una licenza in cloud e la utilizza in giro per tutto il mondo, perché, come sempre, nella logica dei grandi numeri, i grossi clienti potrebbero comprare una licenza a uno stabilimento in tutto il mondo e la fanno lavorare 24 ore al giorno. Nel caso specifico, oggi ogni licenza cloud va registrata all'interno, diciamo, di tre emisferi, quindi l'America, la parte centrale, diciamo così, Europa, Africa, paesi nordici e la parte asiatica. Quindi, nel caso specifico, un'azienda che ha sedi in Italia, Francia, Germania, in Norvegia può utilizzare la stessa licenza da qualsiasi suo stabilimento all'interno, diciamo, di quest'area geografica. Se dovesse avere una sede anche in America, non riesce ad accedere, ad utilizzare la licenza registrata nell'emisfero, diciamo così, centrale. Questo per il motivo che si diceva prima, quindi quando c'è la parte, diciamo così, contrattualistica e va specificato l'emisfero, diciamo così, nel quale voglio rendere attiva la mia disponibilità delle mie licenze. Cosa vede Siemens nei prossimi anni? Come dicevamo prima, noi a differenza di altri non abbiamo forzato, perché noi come TechValue non abbiamo fatto nessuna forzatura sui nostri clienti per la fornitura di una tecnologia rispetto all'altra. Però il dato che vede Siemens è che dal 2018 al 2021 più o meno il 25% di aziende hanno deciso di adottarsi della tecnologia in modalità subscription, è un dato che torna in maniera un po' più contenuta, ma anche, diciamo così, noi in Italia, quindi diciamo così, su valori più bassi, però devo dire che c'è la richiesta di software in subscription senza doverlo necessariamente proporre o forzare. Nel prossimo triennio, le aspettative sono che queste, diciamo, licenze oggi subscription possono essere e saranno in modalità SaaS oppure, c'è un errore, SaaS o XaaS. Quindi è prevista, diciamo così, un flusso, diciamo così, un cambio di approccio a queste tecnologie a tempo. Mentre dal
2024, diciamo così, in avanti, le aspettative sono più consistenti perché si stima, ovviamente, una stima in questo periodo, in questa fase, che più del 50% delle vendite che verranno fatte, saranno in modalità proprio subscription e sempre di più in modalità cloud. Al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale, ma ieri c'è stato un meeting a livello europeo dove si è parlato molto, diciamo così, di queste tecnologie, e l'impressione, cioè il messaggio è che Siemens continuerà a mantenere le 3-4 formule che abbiamo visto prima, quindi c'è sempre la possibilità di acquistare con la manutenzione, c'è la possibilità di affittare per mesi, per anni, oppure di avere la tecnologia in cloud. Questo perché il messaggio di Siemens è che non si vuole portare il singolo prodotto in una modalità contrattualistica diversa, quindi non te lo vendo più, mi devi solo fare affittare il software come sta facendo qualcun altro. Il disegno di Siemens è un po' più ampio perché il concetto di SAS, di XAS, vuole essere portato per tutta la piattaforma dei prodotti software Siemens, quindi vuol dire non solo il CAD, non solo il PLM, ma stiamo parlando del CAM, dell'IoT, di tutta quella tecnologia a servizio anche della fabbrica, per cui il progetto, diciamo così, l'architettura che c'è dietro è decisamente più ampia. E ovviamente questo non può essere fatto forzando nessuno, ma accompagnando i clienti in questo percorso con qualche licenza iniziale, con un incremento successivo, quindi con un percorso che li porta a consolidare questa tecnologia senza avere traumi o blocchi o stop, diciamo, di funzionalità che creerebbero dei problemi, diciamo così, non indifferenti. Questo è un po' il messaggio che è venuto fuori da questo meeting europeo. Che valore diamo e possiamo dare noi come Tech Value a tutta questa, diciamo così, innovazione? Il vantaggio di Tech Value è che noi, essendo parte di Var Group, possiamo dare un valore aggiuntivo, essendo noi fornitori di servizi di soluzioni cloud, perché abbiamo un data center importante. Già oggi dico che cioè, è in continua espansione perché da quando è nato ovviamente è stato, diciamo così, scelto da molte aziende perché ho la possibilità di parlare con chi mi gestisce l'infrastruttura, so fisicamente dove sono i miei dati, è più facile magari parlare con noi che non con una multinazionale, nel caso specifico sarebbero anche due, perché ho Siemens da una parte e Amazon dall'altra. Quindi questa flessibilità ulteriore, questa capacità di risposta aggiuntiva apre degli ulteriori scenari perché potrei comunque acquistarmi la mia tecnologia di proprietà e metterla in cloud tramite la nostra proposta, piuttosto che tutta un'altra serie di diciamo così, di soluzioni che si possono costruire, che si possono valutare. Quindi in questo penso che Tech Value possa, diciamo così, essere un partner che dà un valore aggiunto, sicuramente molto solido, perché mettere in piedi un data center più o meno di queste dimensioni non è assolutamente banale, e in più, cosa secondo me estremamente utile, a differenza di altre tecnologie, ce l'abbiamo a disposizione, per cui essendo nostro, possiamo far sì che qualcuno possa provarlo. Abbiamo già un ambiente preconfigurato con delle licenze SolidEdge, NX e Teamcenter. Ovviamente non sono tantissime, ma lo scopo è avvicinare le aziende a questo mondo con delle prove, con dei test, con delle verifiche di prestazioni, per far sì che con dati oggettivi alla mano si possa successivamente fare ragionamenti di tipo diverso, ponderati su dei dati statistici e con, diciamo così, dei riscontri oggettivi. Quindi, anche da questo punto di vista, devo dire che riscontriamo anche noi quello che ha riscontrato un po' Siemens, quindi una domanda crescente di richieste di prove di POC, POC,
quant'altro. Perché? Perché ovviamente noi mettiamo a disposizione un ambiente che è il nostro, che ha un'architettura ovviamente limitata. Il cliente può dire: sì, ho provato il tuo, adesso vorrei provare con il mio, perché poi alla fine è il mio quello che vale, non tanto l'ambiente dimostrativo. E in questo abbiamo fatto diversi POC dove portiamo l'ambiente del cliente al nostro interno e lui accede nella modalità come se fosse, diciamo così, fosse già stata adottata la tecnologia. Questo sia per la parte dati che per la parte grafica, quindi questo è estremamente importante. Per cui con questo invito, ecco, a chi vuole provare. Poi magari, diciamo così, è importante provare, poi se si trova bene si possono fare altre considerazioni. Io terminerei un po' la mia presentazione, rimandando, lasciandovi quelli che sono i miei riferimenti, oppure avete anche quelli di Davide Ranaldo, che è la persona marketing che ha organizzato l'evento.